Il 10 di marzo 2015 siamo nel laboratorio di patologia generale del Polo Medico di, eh, del San Luigi di Orbassano ed è eh, con noi il professor Giuseppe Poli, perché insieme al professor David Lembo eh, nel dicembre 2014, quindi tre mesi fa circa, eh, hanno inviato una, un loro articolo scientifico per una scoperta che è stata fatta proprio qui in questo laboratorio alla rivista internazionale Scientific Reports, che è di Nature, ehm, dove praticamente si descrive il colesterolo come un antivirale. È così? Beh, in genere del colesterolo si, si descrivono gli, gli effetti negativi sulla salute. Certo. Eh, però in realtà il colesterolo è una molecola che ha anche degli aspetti positivi e in questo particolare, eh, in, eh, in questo particolare si, eh, progetto di ricerca siamo andati a vedere prodotti del metabolismo del colesterolo, quindi il colesterolo nel nostro organismo viene metabolizzato, alcuni metaboliti hanno azioni fisiologiche e fino a un certo punto fisiologiche e oltre un certo limite magari patologiche. Tra queste fisiologiche, dopo aver studiato per anni gli aspetti negativi, ci siamo fermati, grazie all'interazione con gli amici virologi, ci siamo resi conto che hanno anche attività antivirali spiccate e di ampio spettro. Ecco, una scoperta precedente alla vostra affermava che potevano avere un ruolo, diciamo così, antivirale nei virus che sono ricoperti di sostanze lipidiche, no? Sì. Questi virus probabilmente, queste sostanze lipidiche, si rivestono in queste sostanze lipidiche quando escono dalla cellula che hanno infettato, rompendo la membrana cellulare, immagino, no? Comunque, il... Uno di questi prodotti, dei vari prodotti del metabolismo nel nostro organismo, quindi fisiologico, del colesterolo, il 25 idroasi colesterolo, è stato dimostrato da questi autori americani di recente essere antivirale contro questi virus dotati di rivestimento. E noi siamo andati oltre intanto perché il mio collega, il professor Lembo... Esperto di virus, noi per nulla, però gli ossisteroni ne conosciamo più di uno. Le ragazze qui con me sono, sono eh, i protagonisti effettivi delle ricerche che hanno dimostrato che diversi prodotti di ossidazione del colesterolo hanno azioni fisiologiche e fisiopatologiche. Allora abbiamo allargato lo spettro anche noi, cioè non utilizzato un solo. Prodotto, ma visto che più prodotti del, del metabolismo eh, fisiologico del colesterolo sono antivirali. E poi lì è subentrato il gruppo del, del professor Lembo. Ecco, noi abbiamo studiato i meccanismi e ci siamo resi conto che la famiglia di ossisteroli è ampia. Quindi, adesso per gli aspetti più virologici, sentiamo. Il professor Lembo che ci dirà: vite morte e miracoli di questi virus che eh, quando non hanno questa, questa copertura lipidica vengono definiti nudi, no? Sì, sì. E sono un'ampia categoria, anche quella. Ecco. Sì. E questi ossisteroli, stiamo provando noi, che non sono stati provati in letteratura, sono, sono anche efficaci nell'inibire la proliferazione dei virus con, la, con il rivestimento, però. Nel momento parliamo de, de, della nostra scoperta, che è quella eh, focalizzata sull'azione di più di un prodotto del metabolismo del colesterolo su una serie di virus con nudi. Sì, lei è, diciamo così, la scoperta è anche importante mh, dal punto di vista, mh, diciamo così, delle, della vita e morte miracoli del colesterolo, perché lei è uno delle persone che per primo ha studiato, per esempio, i radicali liberi che sono connessi eh, in maniera, che si intersecano insomma, con il metabolismo di questa molecola e, e sono poi, diciamo così, questi radicali liberi quelli che attivano questa molecola e permettono di entrare poi nella parete eh, arteriosa, no? Quindi... Eh, diciamo... poi, Proprio, proprio tra i pionieri, no? tra i pionieri della, della fisiopatologia, delle specie reattive, dell'ossigeno, radicali che non, il nostro gran capo, professor Dianzani, che ha creato la scuola. Eh, io ormai mi avvio a essere tra i, tra i, diciamo, tra i pionieri superstiti, però, però ecco, però, eh, no, non siamo. Sì, in Italia ci, stiamo, ci diamo da fare. Quello che ha insegnato il professor Brusca a cui io avevo raccontato di questo congresso del 1990 al sì. congresso mondiale sui radicali liberi si è tenuto a Torino. Sì. Eh, e lui dice: Ma che cosa sono questi radicali liberi? Ho detto guardi, meglio di meglio lo potrebbe scrivere il professor Poli. No, comunque, <ride> sì, sono molto specie reattivi l'ossigeno, le chiamiamo e hanno molti eh, effetti. Sicuramente possono produrre prodotti di ossidazione del colesterolo nel nostro organismo. Se c'è un ambito infiammatorio, in questa infiammazione voi trovate prodotti di ossidazione anche del colesterolo che è presente nelle membrane, ma poi eh, gli stessi ossisteroli a loro volta producono specie reattive e il, il fenomeno diventa più complesso e comunque amplificato. C'entrano con la funzione di questi ossisteroli. Sicuro di sicuro. Eh, certo, più si studia più il quadro si complica purtroppo, anziché anziché sapere di casa. focalizzando adesso qui il, il, i meccanismi attraverso cui mediante i quali gli ossisteroli sono in grado di esprimere una marcata e ampio spettro azione antivirale, sono in studio adesso nei nostri due laboratori e devo dire. Siamo ottimisti, nonostante tutte le difficoltà, forse quelle aiutano. Sì, sì, di sicuro noi italiani ci aiutano, di sicuro, perché se non forse così ci paralizzerebbero e basta, meno male che ci aiutano anche. Allora, l'altra cosa che mi aveva poi colpito è il fatto che lei ha brevettato questa scoperta. Abbiamo, abbiamo, abbiamo. Ah, sì, ha brevettato nel senso abbiamo che... Brevettato, brevettato. abbiamo dom eh, posto domanda di brevetto. Allora. E, e la procedura è lunga adesso in, in esame ovviamente domande di brevetto questa azione antivirale di 25 idrossicolesterolo 27 idrossicolesterolo 2 molto importanti che sono nel sangue suo e mio eh? certo. ecco, sono presenti nel sangue tutti noi adesso concentra le concentrazioni dell'azione antivirale chiederete al professor, certo. professor Lembo che vi darà dettagli maggiori però abbiamo fatto domanda di brevetto per l'azione antivirale di questi due ossisteroli nei confronti di un dei virus nodi. Poi in particolare abbiamo fatto riferimento a, a determinate categorie. Ecco, da questo potrebbe nascere anche una start-up, lei auspica che nasca stiamo una start-up stiamo... per dare lavoro ai ricercatori. Stiamo, stiamo partendo con eh, le pratiche per fare una start-up innovativa, eh, dimenticavo di dire che è importante che il domanda di brevetto è a nome del professor Lembo, del professor, Mi, del professor Poli, ma anche di due ricercatori, due dottorati. Di una dottoranda, un dottorato, un già dottore di ricerca, quindi giovani che sono, sono i due motori senza i quali tutta la macchina traballerebbe, e quindi abbiamo anche il nome di, queste, di questi due ragazzi che poi magari mi presento. Certo. Sono gli attaccanti, eh, i goleador. I eh, goleador, comunque, sono i, i polmoni anche della squadra. Sì, sì. Va bene, allora a questo punto direi di cedere la parola, al, al, anzi il al microfono al professor Lembo che ci spiega dal punto di vista virologico la scoperta. E vi segnala meglio anche l'attività di questi due ragazzi, la livra certo, e la leoria Che sentiamo magari in coda. Benissimo. Perfetto, grazie, grazie a voi.